Avevo 13 anni. Era una giornata tranquilla, come tante altre, e per fare qualcosa di diverso decisi di uscire con loro. I miei amici, quegli amici da cui mio padre in più occasioni aveva provato a tenermi lontano. Da quel giorno è iniziato tutto. Un turbine frenetico fatto di opportunismi, false amicizie, alcol. Per i primi 2 anni era solo alcol, fino a che quel liquido ustionante è iniziato a non bastarmi più. È così che è iniziato, a 15 anni, il mio approccio alle sostanze. Eroina, hashish, andava bene qualsiasi cosa purché mi facesse sentire alterato. Mi avevano messo in guardia, in più occasioni mi è stato detto che era un attimo diventare dipendenti. Io negavo, logicamente, ma cosa volesse davvero dire essere dipendenti lo capisco solo ora, quando finalmente tutto sta finendo. Così come solo ora ho capito come queste brutte compagnie hanno influito nel mio malsano stile di vita. Vorrei quindi dirvi cosa ho imparato della dipendenza patologica. Si distingue per un uso continuativo di alcol e sostanze, nonostante l'insorgenza di sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici. Una delle caratteristiche principali è l'alterazione neuronale che questo consumo provoca, e questo bisogno di alterazione si evidenzia nelle continue ricadute che in molte occasioni vengono messe in atto anche dopo lunghi periodi di disintossicazione. A prescindere dal tipo di sostanza, la persona dipendente attua diversi comportamenti tipici, quali scarsa capacità di controllo dell'uso della sostanza, craving, compromissione del funzionamento sociale, non si portano a termine le attività, si interrompono i rapporti, utilizzo particolarmente rischioso della sostanza che porta a gravi problemi fisici, e infine tutto ciò si tramuta in aspetti farmacologici da non sottovalutare, quali tolleranza della sostanza e astinenza. Io sono passato per ogni singolo elemento di cui vi ho appena parlato. La scarsa capacità di controllo l'ho vissuta per tanti anni, passando molto tempo a reperire la sostanza e assumendola per lunghissimi periodi. Il craving, desiderio intenso della sostanza, era presente in continuazione tra un'assunzione e l'altra. La compromissione sociale l'ho vissuta nell'isolarmi dalla famiglia, dagli amici veri che volevano riportarmi sulla giusta strada, nell'incapacità di portare a termine il mio lavoro. A livello fisico ne ho risentito nel fegato, contraendo l'epatite C e andando alla ricerca di atteggiamenti rischiosi, come ad esempio la guida sotto effetto di sostanze. Per quanto riguarda gli aspetti farmacologici, la tolleranza l'ho vissuta andando alla ricerca di dosi sempre maggiori, mentre con l'astinenza ci ho fatto i conti per tanto tempo, detestandola più di ogni altra cosa al mondo. Pur di non provarla mai, sono arrivato a odiarmi sotto ogni punto di vista. Ho smesso di prendermi cura di me, di volermi bene e di farmi. Si dice che dopo aver toccato il fondo si può solo risalire, e io ero nel pieno del fondo. Avevo ormai raggiunto i 24 anni e mia sorella, presa dalla disperazione, decise di mandarmi nella mia prima comunità. Io però non ero molto convinto e questo è stato determinante nel fallimento di quel primo percorso. La vera svolta è stata l'entrata al CUFRAD. Avevo deciso di prendere in mano la mia vita e volevo risalire. Così sono andato al CERT, che mi ha indirizzato qui e io ho accettato. È stata la scelta migliore che potessi prendere. Qui ho incontrato persone con cui condividere il mio passato, operatori che mi sostengono e mi aiutano giorno dopo giorno. Le attività ricreative mi aiutano a vedermi dall'esterno. Ho riscoperto la passione per il teatro e il canto, imparando che una bella cantata di gruppo è in grado di farmi tornare il sorriso. Grazie a questo percorso sto dando di nuovo valore alle piccole e grandi cose, all'amicizia, all'importanza di prendersi cura di sé e degli altri, a volere e a volersi bene. Con la dipendenza avevo iniziato a fregarmene di me stesso, degli altri, della vita in generale, ma al CUFRAD ho imparato che aiutare il prossimo ti fa essere orgoglioso di te stesso e io voglio sentirmi così giorno dopo giorno. Voglio prendermi cura di me e di ciò che intorno e devo dire che sono sulla buona strada. Come ho detto prima, l'uso spropositato di sostanze mi ha portato ad ammalarmi di epatite C. Qui ho avuto l'occasione di curarmi e leggere sul referto che la mia carica virale si era azzerata è stato un tuffo al cuore. Un grande passo contro la mia personale battaglia. Uno dei cruci più grandi della mia vita è l'astinenza. Ne ho sempre avuto il terrore e ho sempre fatto di tutto per evitarla, continuando ad avere nella mia terapia farmacologica come sostituto il Subutex. Ora, dopo anni, ho deciso di voler affrontare a testa alta l'astinenza e in accordo con la psichiatra e il mio servizio
ho deciso di iniziare nello scalaggio. Ora lo assumo a giorni alterni e spero per me, per il mio futuro, di arrivare in poco tempo a una sospensione definitiva. Questo è uno dei grandi obiettivi che mi sono posto nel corso di quest'anno con gli operatori e sento che finalmente ci sto andando vicino. Riflettendo, mi rendo conto che ora posso dare un contributo in ottica preventiva. E se c'è qualcosa che posso dire da ex alcolista ed ex tossicodipendente, è che so cosa si prova. So che sembra più facile nascondersi dietro un bicchiere, ma così non è facile circondarsi di persone che ci vogliono bene sul serio. Questa è la vera salvezza e mi sento fortunato perché qui queste persone le ho trovate come.